Allora, voleva commentare, Presidente, il messaggio che era arrivato prima, cioè cosa ne pensate dell'attuale politica, quindi anche del governo? Sbilanciarsi un po' politicamente, lo può fare? Che abbiamo un frazionamento politico di cui ogni partito si occupa di una parte degli italiani. Abbiamo dei partiti che si occupano dei disoccupati, solo di quelli, dei partiti che si occupano dei dirigenti della classe media, solo di quella, degli altri partiti che si occupano invece della classe invece comunque di quella alta, solo di quella. E se non creiamo una politica inclusiva, dico una bestemmia, della vecchia DC, di cui io proprio non ho mai votato e non voglio prenderla come esempio positivo, però guardiamo, loro, bene o male, rubacchiavano molto, però spartivano comunque dall'operaio al grande imprenditore, al grande dirigente. Perciò facevano una politica un po' per tutti. Adesso abbiamo forze politiche che si propongono a rappresentare solo una parte e questo è l'inizio di un declino che se non fermiamo subito ci porterà, ripeto, a una crisi fortissima e dovremo poi correre dalla mamma Europa che ci dia una mano a risolvere i nostri problemi, altro che messe e balle varie, ok? Di chi l'ha votato e poi non si ricorda nemmeno di averlo fatto. Cominciamo con un po' di serietà e fare le cose sul serio. Allora, per fare le cose sul serio, perché il tempo vola nel frattempo, vediamo che cosa avete. Ah, il messaggio prima siete riusciti a fare. Scusate, forse non ho capito bene, ma date prestiti senza garanzia basandovi solo sulle idee e progetti. Spieghiamolo bene, facciamo degli esempi concreti, che non No, generiamo, no. che non diamo Allora, false informazioni. faccio un breve riassunto. La fideiussione. La fideiussione è uno strumento che garantisce del dare e del fare. È uno strumento che garantisce un contraente e un beneficiario, soprattutto un beneficiario. C'è un'assicurazione che garantisce il buon esito dell'operazione. Facciamo un esempio concreto. È chiaro che noi non siamo una banca, quindi non è una fideiussione bancaria, è una fideiussione assicurativa. La differenza qual è? La fideiussione bancaria, io ho bisogno di uno strumento per 100.000 euro, metto in banca 100.000 euro, la banca immobilizza i miei soldi. Mi dà un pezzo di carta che garantisce, non so, l'acquisto di un bene piuttosto che il lavoro fatto da un costruttore. La fideiussione assicurativa sposa un progetto, pagandolo il 2-3% del valore dei 100.000 euro, o il 4% a seconda del cliente che va a proporre questo progetto, che sia o l'acquisto di un bene oppure la realizzazione di un qualcosa. Noi non diamo prestiti, possiamo dare fideiussioni che possono garantire un qualcosa. Come dicevo Cioè, prima, però ad non date esempio, prestiti, ma di date fideiussioni. Cioè, la. i soldi chi li dà? Allora, Spieghiamo bene, perché c'è un passaggio che è un po'... esatto. Sì. Allora, Che forse se neanche a casa hanno io ho capito bene. un'azienda e vinco un appalto per la lavorazione di una strada, Certo. di un edificio pubblico, mi richiedono comunque una fideiussione pari al valore che devo andare a fare. Certo. Senza di quello Non posso non lavorare, non è posso possibile. operare. Questo è uno dei. Certo. Ecco, ripeto. La fiduciosa può essere una garanzia per chiedere un prestito a una banca per avere liquidità, ma la Loro fanno queste fiduciosa. garanzie, Esatto. queste garanzie qui. Il rischio, perché vi assumete questo rischio? Giustamente, cioè, se sulle Allora, idee, sui progetti, va a fidarsi. come dicevo prima all'inizio della trasmissione, non siamo Babbo Natale, però abbiamo deciso di dare credito ai business plan in maniera concreta, cioè se un buon imprenditore è stato un buon imprenditore e magari ha avuto anche un momento buio, la maggior parte delle agenzie e degli istituti di credito ti bloccano. Noi in partnership con grandi aziende vogliamo cercare di rilanciare l'imprenditore, che sia piccolo, medio o grande imprenditore, che magari in questo momento non ha la necessaria liquidità per
per avviare un progetto. Faccio ma voi un esempio. Entrate in qualche modo nell'azienda stessa? No, assolutamente nella no. Compagine sociale? Noi ci occupiamo di vedere la storia dell'azienda, ci occupiamo di vedere qual è l'attività dell'azienda, se è un'attività che ha delle prospettive ottimistiche e si è avuto un passato comunque dignitoso, cioè nel senso, se io sono un imprenditore o un costruttore, ho costruito 10 appartamenti, in questo momento ne ho venduti 4, me ne rimangono 6, devo chiedere altra liquidità per ottenere, perché ho visto un altro terreno dove ci voglio costruire qualcosa, la banca non mi dà niente, io sposo quel progetto come? Emettendo una fideiussione che garantisca il proprietario del terreno sul progetto che andrà a buon fine. Quindi inizia a costruire, magari il costruttore inizia a incassare, inizia a portare avanti mattoncino dopo mattoncino il suo progetto. Noi vogliamo sposare quello che arriva alla fine, quindi garantendo il beneficiario su quello che il contraente sta stipulando con noi. Quindi cercheremo di stargli vicino in questo senso. Se poi non ce la fa, l'assicurazione, la compagnia che è, chiaramente pagherà il beneficiario. Pagherà, chiaro. Quindi non dà prestito come le banche, no. Ma garantisce questo. Attenzione, se non se rimaniamo in questi meccanismi, non ci inventiamo cose nuove tipo questa, rimarranno, ripeto, due cose. O le multinazionali o le mafie, che a volte spesso e volentieri sono la stessa cosa. Prego, Simone, devo dire qualche cosa. Avrei detto le stesse cose che ha detto il Presidente, perché ovviamente gli unici... ve lo ricordate quando alcuni con gli occhi a mandorla andavano a Venezia e compravano i bacari? Quanto costava questo? 100 milioni. Ecco 110 milioni tirare giù Sellanda. Questo facevano. Quindi per evitare sostanzialmente... Per evitare questo. Che uno ceda la propria non è attività. Più pensabile fare una cosa del genere. Perché ovviamente se noi chiudiamo gli occhi, noi popolo, noi gente, noi imprese, noi associazioni come Federcontribuenti, noi Stato, vorrei dire, perché siamo pure noi parte di questo Stato, se noi chiudiamo gli occhi e poi dopo non abbiamo più diritto a mugugno, non abbiamo più diritto a dire ai ai ai, come fino a ieri non hai detto niente e oggi mi dici ai ai? Ecco, questo dobbiamo evitare. Battuta di chiusura, Presidente. Di chiusura. Allora, quello che abbiamo imposto noi a questa società è che da quando vengono prodotti tutti i documenti richiesti, entro 48 ore gli deve essere risposto al richiedente sì o no. Ah, entro 48 ore, sì, mamma esatto. mia. Dopo ci vorrà un paio di settimane, ma entro 48 ore sa se gli verrà fatta, concessa o meno. Dal momento in cui abbiamo nella ricezione di tutta la documentazione necessaria, che sia tanto persona fisica o tanto azienda. Per capirci, non è che io domani mattina mi presento da lui, salve, buongiorno, vorrei una fideiussione. Certo. Guardi, mi deve fare tutti questi documenti, non lo sapevo. No, non è così. Se si presenta con tutti i documenti, sicuramente in 48 ore verrà risolto il problema. Comunque hanno il sito in ristrutturazione, presto si troverà tutto anche nel sito, che mi pare sia sos.fideiussioni. E comunque posso dare anche una mail diretta in questo momento, che è evc.srl@outlook.it. Perfetto. Sperando che non passi la legge sugli evasori, perché adesso gli evasori non abbiamo capito se sono quelli che non hanno dichiarato o quelli che non hanno versato a Equitalia o chi per essa adesso, perché se per caso mi arriva una cartella da 100.000 euro di tributi non pagati, assieme dovrebbe esserci anche la busta con le manette. In teoria. Ah, beh, dopo parleremo anche di quelle discorsi. A parte questo, che comunque ci scherziamo, però questi qua non abbiamo mica capito bene cosa vogliono fare.
È ottimo anche come garanzia sulle rateazioni con la pubblica amministrazione. Ecco, questo è infatti, questo è anche importante. Allora, detto questo, ci sarà ancora tanto da dire, ma avremo ancora i nostri ospiti. Grazie a Federcontribuenti di essere stato qui con noi. Chiamate Federcontribuenti per farvi spiegare tutto bene prima di intraprendere qualsiasi azione. A voi appuntamento domani. Grazie. Grazie a voi.